Allora, vado. Buonasera a tutti, siamo qui con Aloe. Allora, Aloe, dopo l'ultima vittoria, finalmente possiamo dire che Pescara ha ripreso un po' la possibilità per lo spanzi finale. Sì, buonasera. Ci voleva questa vittoria perché venivamo da una settimana che avevamo fatto 3 sconfitte, però siamo stati bravi a cercare subito di fare la prestazione e poi attraverso la prestazione abbiamo raccolto 3 punti fondamentali per il nostro cammino. Le dichiarazioni dell'allenatore Colombo che dicono che comunque lei ha sfanzato un po' troppo, come le ha prese? No, vabbè, noi il mister, nel senso che non so come dire, nel senso facciamo sempre il nostro lavoro, indipendentemente da quello che dice l'allenatore, diamo sempre il massimo e pensiamo sempre a dare il meglio di noi. Quindi non ci interessa se la Postivi va bene o va male. No, cioè, fa sempre piacere, però. Ottimo, grazie. Allora, buonasera, siamo con Mister Colomba. Mister, dopo l'ultima spanzi possiamo dire che la Postivi è superata. Ma insomma, superata, diciamo che la vittoria ha aiutato. Aspetto comunque di una squadra, quella del Picerno, che sta bene. Ho sentito dire da voi che insomma ha accusato un po' la sbrambata che lei si è uscita sfanzando la settimana scorsa. Cosa ne pensa di questa? Sì. Insomma. Abbiamo cercato di rimettere insieme i cocci, ecco questo. Per concludere l'ultima domanda, come finirà lo sfanzi della settimana, insomma? Si fa tanto, lavorano tanto, beh, so che... Allora, siamo con la dottoressa Greta Alberici. Alberici, cosa pensa di questa ecatombe praticamente nell'ultima giornata? Cioè, c'è stata una spanzi che ha postitato tutto. Non ho sentito, scusami. L'ultima giornata, un'ecatombe, cioè, forse la Postiti che ha spanzato tutto quanto la squadra. Non ti sento, perdonami. Scusa. L'ultima partita, no? C'è stata un'ecatombe, okay. Tutti infortunati, probabilmente la spanzi della Postiti che ha ucciso praticamente la squadra. Vabbè, lo staff sanitario è in grado di provvedere a tutto, per cui non sono preoccupata. Quindi diciamo che lo spanzi è superato. Esatto, certo. Perfetto. Grazie mille. Ci siamo? Siamo qui con Facundo Lescana. Allora, Lescana, dopo l'ultima vittoria, diciamo che la spanzi l'abbiamo superata, c'è una Postivi che non spanza più. No, non spanza più. Ce l'ho fatta. Io sono più furbo di te. Vabbè, non l'hai sentito, ci hai sgamato. Salve a tutti, siamo qui con Delle Monaco. Allora, Marco, non so, sì. Cosa pensi dopo l'ultima vittoria? Finalmente Pescara ha fatto una Postivi per recuperare lo spanzi che si era creato. Io penso che stiamo ritrovando la strada giusta e dobbiamo continuare così. E dobbiamo mettercela sempre tutta e niente, questo. Le accuse, tra virgolette, del mister che dice che ti sei un po' spanzato con la Postivi? No, cioè, ho una contrattura, un affaticamento a flessore, meglio ho preferito non rischiare, diciamo, ma così me l'ha consigliato i fisioterapisti. Quindi diciamo che la sbrambata è recuperata. Sì. Non è tutto uno spanzi. Ora vediamo, mi dà ancora un po' di fastidio, però penso che... E quindi, cari spettatori, state tranquilli perché la posti di Marco è recuperata. Sì. Giusto? Sì. Grazie a Delle Monaco. Monache. E alla prossima. Allora, siamo qui con il presidente Sebastiano. Presidente, dopo l'ultima vittoria possiamo dire che lo spanzi è superato, una Postivi portata a casa ormai. Ma no, superato no, perché bisogna sempre avere l'attenzione alta, però sicuramente siamo ripartiti bene, una partita senza correre rischi, quindi molto bene. Però ci sono state, diciamo, le accuse all'allenatore, un po' sbrambato, lo spanzi, la partita che si postita. Come rispondiamo a queste accuse? A quale accuse? Se accusiamo l'allenatore quest'anno, allora vuol dire che dobbiamo cambiare sport. Ovviamente, però sa, diciamo, l'opinione si spacca in due. C'è chi vuole spanzare, chi vuole sbambolare tutto. Cioè,
come ma noi dobbiamo essere più bravi di quelli che vogliono sbambolare o spaccare. Certo. Comunque, l'ultima domanda è: come va in tutta questa storia la Boschini? Bene, bene. Tutto... Siamo con il capitano in grossa. Allora, dopo l'ultima vittoria, possiamo dire che si è spanciata la Boschini che perseguitava? Non ho capito una storia, ripeti? Dopo l'ultima vittoria, comunque, una serie di sconfitte, lo sappiamo, nel senso che abbiamo sfanzato la Boschini che attanagliava la squadra. Capito tutto, ripetila. Si è appena in giro. No, deve essere appena in giro. Cioè, allora, vai, la spananzata, vai, la spananzata. Comunque. Vai, vai. Vabbè, ancora, bello, capito tutto. Il secondo, lei si, l'ha visto il video doppiato? Sì, 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 sì. Ma infatti ho dovuto metterci un attimo. Poi però... Grazie. Lei ha visto il video doppiato, lì Fron, Safron, che se... Eccoli. Ah, tu sì? Sì. Sono il più del pelle, grazie, 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 grazie. Regno, grazie. Rispondi alle Boschini. Tu, con te mi capite la Monaco, ma lei è la Monaco. Questa che risponde, la Boschini, la Spanzi. Cazzo, cioè, lei rispondeva, io lo Spanzi, la Boschini. Noi non vogliamo sapere le cose, noi è... Non esiste, cioè, non esiste. Non esiste niente di quello che ti ha detto.